auguri speciale da parte mia e dell'amministrazione comunale di Buonpietro ai cittadini e ai lettori di Escaro News. L'anno che si sta per concludere è stato un anno molto difficile, pieno di sacrifici da parte di tutti voi. Mi auguro che il nuovo anno sia molto migliore, più sereno rispetto a quello passato. Vi ricordo di festeggiare in famiglia rispettando le regole. Allora, un caro saluto e tantissimi auguri di un buon Natale e un felice anno nuovo vi giunge dal vostro sindaco, che tiene tantissimo ad augurarvi tutto ciò, e anche se siamo in un momento difficilissimo, quello del Covid, abbiamo preso delle precauzioni e sicuramente continueremo. Io approfitto pure per fare un saluto a Espero News, che mi sta dando la possibilità di comunicare con voi. A tutti. In occasione delle prossime festività natalizie, l'augurio che mi sento di rivolgere a ciascuno di voi dal profondo del mio cuore è quello di ritornare a vivere il più presto possibile ciò che caratterizzava fino a qualche tempo fa la nostra esistenza e che consideravamo scontato, e quindi ritornare a vivere quanto prima il valore degli abbracci, il valore degli incontri, il valore della condivisione, e di tornare ad apprezzare l'autenticità dei nostri affetti più cari, che rappresenta l'essenziale della nostra esistenza e anche la forza, lo stimolo per poter affrontare con grinta il nostro futuro. Buone feste a tutti, auguri. Un augurio da Cefalù, dall'amministrazione comunale e dal sottoscritto a tutti voi che state guardando questo messaggio, per un Natale e un anno pieno di serenità. Un anno di speranza per risolvere i problemi di questa pandemia, per tornare presto alla normalità. Auguri a voi e alla vostra famiglia. Cari concittadini, buongiorno. Volevo solo augurarvi buon Natale, augurare buon Natale a voi e alle vostre famiglie. Augurare soprattutto a voi e alla vostra famiglia un anno migliore. Sappiamo che abbiamo passato un anno terribile. Dobbiamo essere però positivi, il vaccino è arrivato e dobbiamo essere capaci di guardare il futuro con maggiore ottimismo. Dobbiamo rialzarci, perché sono sicuro che il prossimo anno sarà un anno migliore di quello che sta andando via e che sarà ricordato nei libri di storia come uno degli anni più neri dal dopoguerra ad oggi. Auguri, un Natale sereno per tutti, una comunità unita, forte, determinata a riprendere il proprio cammino. Auguri a tutti. A nome personale dell'amministrazione e dell'intera comunità di Gangi, che mi onoro di rappresentare, auguro a tutti voi buon Natale e felice anno nuovo. Un Natale che quest'anno trascorreremo in modo diverso, ma che forse ci farà riscoprire i veri valori cristiani. È un anno nuovo pieno di speranze e di fiducia, e che soprattutto ci possa far dimenticare quelle che sono state le paure, le angosce, le preoccupazioni che abbiamo vissuto nell'anno che ci sta per lasciare. Ancora auguri a tutti voi. Salve, bentrovati a tutti. Faccio questo video per augurare a tutti i cittadini e agli amici di Espero News di trascorrere un felice e sereno Natale, nonostante tutto, con un auspicio: che tutti noi riusciamo a essere meno polemici e più propositivi. In questo momento difficile abbiamo bisogno di tutto questo. Grazie a tutti. Ciao! Rivolgo a tutti i miei concittadini, sia chi si trova lontano ma che porta Montemaggiore nel cuore, sia coloro che vivono in paese, l'augurio di un buon Natale. Certamente diverso dagli altri, ma non per questo meno intenso e ricco di segni. Che sia soprattutto un Natale di speranza e di rinascita. Auguri a voi tutti. Auguri da Montemaggiore e dalla sua comunità. Da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale che mi onoro di rappresentare, giunge a tutti voi, cittadini della comunità di Petralia Soprana, ma anche a tutti i cittadini delle Madonie, gli auguri per un sereno Natale,
che possa essere vissuto all'interno delle nostre famiglie nella compostezza e nel rispetto delle regole, ma anche un augurio che siano delle serene feste e che l'anno che verrà possa portare a tutti noi tanta fiducia, tanta serenità, tanta pace e tanta forza di continuare in quella che è stata una grande maturità dimostrata che ci possa portare al superamento di questo momento difficile. Auguri a tutti voi. A tutti i cittadini di Polizzi Generosa formulo un augurio speciale. Pur vivendo tempi difficili, le prossime festività siano quei momenti essenziali durante i quali la speranza non abbia mai a finire. Auguri a tutti. Dal borgo di San Mauro Castelverde nelle Madonie vi invio un felice augurio di buon Natale e buon anno 2021. Speriamo che il prossimo anno sia un anno pieno di speranza e di felicità e di tranquillità e di serenità per tutte le famiglie, per quelle della mia comunità e per quelle di tutto il mondo. Venite il prossimo anno a San Mauro che vi aspetteremo a braccia aperte. Venite, grazie e nuovamente auguri. Un saluto a tutti e un ringraziamento per averci dato la possibilità, noi i primi cittadini, di rivolgere alle nostre comunità con voce accorata un augurio e un saluto particolare. Il 2020 è un anno sicuramente difficile che ricorderemo per sempre per la comparsa di questo nemico invisibile che ha segnato il nostro modo di vivere e di relazionarci con il mondo intero. Ecco perché oggi più che mai, dal più profondo del cuore, voglio augurare ai tutti i miei concittadini buone feste. Auguro a tutti gli ceresi buon Natale e ancor più che il nuovo anno possa essere un anno all'insegna del riscatto e della ripresa. Un saluto e un augurio particolare ai nostri emigrati al nord e alle nostre comunità di ceresi nel mondo. Chiudiamo un anno sfortunato. Il mio augurio dal più profondo dell'animo è che il nuovo anno possa portare finalmente serenità per tutti noi. Un pensiero speciale va agli anziani e a tutte quelle persone costrette a trascorrere Santo Natale in solitudine o isolamento. Un augurio va ai cittadini di Scillato, per i quali auspico un anno migliore, e alla redazione di Espero News, che mi ha permesso di esprimere questo mio sincero e caloroso augurio. Cari concittadini, l'anno scorso di questi tempi stavo scrivendo i miei auguri rivolti alla cittadinanza per un felice 2020. Oggi quelle parole appaiono quasi fuori luogo. Mentre ci accingevamo a scambiarci gli auguri di buon anno, mai avremmo potuto immaginare quello che sarebbe accaduto, una pandemia mondiale che ha sconvolto in toto le nostre vite, le nostre abitudini, che ci sta mettendo a dura prova durante queste festività anomale. Tuttavia, nel bene e nel male, questo 2020 è volto a termine e nonostante sia stato un anno veramente particolare, oserei dire nefasto, ha avuto il grande merito di insegnarci la nostra capacità di resistenza. Quello che auguro alla mia comunità e al mondo intero è che nel 2021 possiamo parlare dell'anno precedente solo come un brutto ricordo. Tanti auguri di buon Natale e un sereno 2021. Cari, tutti immaginavamo un Natale diverso. Ce lo meritavamo tutti, ma non può essere così. Vi auguro comunque di riuscire a trovare la bellezza in questi giorni di festa. Vi auguro forza, speranza e coraggio. Vi auguro di trovare la forza di cucinare i piatti della tradizione, di chiamare ogni amico o parente lontano, di canticchiare le canzoni di Natale. Accendete candele profumate, indossate qualcosa di natalizio e decorate i vostri alberi. Se restiamo uniti, il prossimo anno andrà meglio. E io, ve lo prometto, vi sarò sempre accanto. Buone feste, miei cittadini. Vi mando un grosso abbraccio virtuale e vi voglio bene. In un periodo particolare ed unico delle nostre vite, vi giungano i migliori auguri di Buon Natale. Un pensiero particolare lo voglio rivolgere ai bambini, agli anziani e alle persone che hanno contratto il virus. Che la Natività di Gesù Bambino ci riporti serenità nelle nostre famiglie e ci liberi definitivamente da questa pandemia che ha sconvolto le nostre vite. Buon Natale a tutti voi!
Questo Natale è caratterizzato dalla pandemia e ci impone limitazioni e ci costringe a rivedere ciò che pensavamo essere normale, come festeggiare con i propri cari e la propria famiglia. Ma sarebbe un errore concentrarci sulle limitazioni. Dobbiamo piuttosto raccoglierci attorno a ciò che c'è di importante nella nostra vita e nelle nostre relazioni, esaltando l'essenziale e trascurando il superfluo. Ecco allora che sapremo vedere con occhi più obiettivi quanto di buono abbiamo e quanto di straordinario ci rimane. Solo così possiamo avere non la speranza, ma la certezza che il nostro domani sarà migliore. Ed è con questo sentimento di ottimismo che desidero augurare alla mia comunità e a tutti voi un buon Natale e buone feste. Raccolgo con piacere l'invito rivoltomi da Espero News per augurare a tutti voi un sereno Natale e un proficuo 2021. Possa questo nuovo anno portarsi alle spalle il periodo di pandemia e permetterci una ripartenza tutti insieme, ovviamente all'interno del Parco delle Madonie. Un caro saluto da Angelo Merlino.